Il Palio delle Quadre torna ad emozionare i clarensi dall'1 all'8 settembre. Uno spettacolo unico, un salto nel tempo e nella tradizione, tra giochi, sbandieratori, musica e spettacoli. Ne parla ai nostri microfoni l'assessore alle politiche culturali, giovanili, rapporti con enti e associazioni, Laura Capitanio. Allora, assessore, buongiorno. 40ª edizione del Palio delle Quadre. Che cosa possiamo aspettarci? Cosa possono aspettarsi i radioascoltatori da questo palio? Allora, questo per noi è un compleanno particolare, un compleanno importante e quindi oltre ai classici della festa, che sono le quattro quadre con le loro feste, con gli stand gastronomici e i momenti di intrattenimento, anche come piazza abbiamo introdotto alcune novità. Un'importante novità è quella del concerto del mercoledì sera, che quest'anno ospiterà un gruppo che andrà a cogliere l'attenzione dei più giovani, dei più piccoli, che sono i The Colors, Colors perché colore, i nostri quattro colori delle quadre, e quindi abbiamo voluto festeggiare con loro questo nostro compleanno. Novità importanti quest'anno sono un'iniziativa benefica, perché quadre può essere anche solidarietà, e quindi abbiamo lanciato l'iniziativa Un braccialetto per Palmira. Questi sono i braccialetti che potranno essere acquistati, o comunque potranno diventare nostri grazie a un contributo che verrà dato presso l'area Festa delle Quadre. Ognuno potrà prendersi il braccialetto del colore della quadra presso la quadra, quindi a Cortezzano Azzurro, a Marengo Verde, a Villatico Rosso e a Zebito Giallo, e questo andrà a contribuire a finanziare una borsa di studio per una ragazza che abita in Mozambico. Questo perché il nostro comune ha in essere un patto di cooperazione con il distretto di Morumbene, e noi andiamo ad aiutare e a sostenere questa comunità tramite l'attività che svolge un nostro ex sacerdote al quale noi siamo molto legati, e si chiama Don Piero Marchetti Brevi. Un'altra novità importante per quest'anno in tema di colore sarà la Via degli Ombrelli, che verrà allestita in Via Garibaldi, che è la via dalla quale escono e rientrano gli atleti per la corsa del Palio. Gli ombrelli saranno rivolti secondo le quadre, secondo i quattro colori, le quattro indicazioni degli orologi che danno sui quartieri delle quadre. Verrà poi inaugurata sabato 1 la mostra fotografica Scattichiari. In occasione del 40esimo abbiamo indetto un concorso fotografico, e il frutto di questo concorso appunto verrà messo in mostra a partire da questa giornata per tutta la settimana del Palio, e in quell'occasione verrà presentato il drappo per il 40esimo. Ogni decennale ha un drappo particolare che viene aggiudicato in un colpo solo alla quadra che vincerà. Quindi la quadra che vincerà si porterà a casa direttamente questo drappo, che è stato predisposto da un artista fotografo che è Molinari, Eugenio Molinari. Altra novità di quest'anno è una pubblicazione, sempre in occasione degli anniversari, quindi in occasione di questo 40esimo, è stata pubblicata un'antologia che contiene tutte le informazioni che sono state reperite nel corso degli anni attorno alle quadre come organizzazione storico, politico, economica e culturale della nostra città. Il Palio delle Quadre è nato 40 anni fa proprio prendendo spunto da quella che è parte della storia clarense, quindi quest'anno siamo andati a valorizzare anche questo aspetto. È un palio che coniuga tradizione e innovazione, perché questa è la volontà che ci spingerà negli anni a proseguire. 40 anni non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi. 40 anni hanno fatto diventare il Palio delle Quadre una tradizione, qualche novità è necessaria per poterlo fare crescere, per poter far sì che la città partecipi in maniera sempre maggiore e che maggior pubblico possa venire a Chiari attratto da questa nostra iniziativa.